Vince il Cesena, ma ad essere sinceri, l'Avezzano visto oggi è stato punito oltre i propri demeriti. Quindi almeno un punto i marsicani lo avrebbero meritato, ma a favore dei romagnoli ha giocato la maggiore esperienza di parecchi elementi. Potersi permettere in panca persone dello spessore di Cappellini e Tortori è un lusso che possono permettersi in pochi. Colpo d'occhio delle migliori occasioni allo stadio dei Marsi e cornice di pubblico degna dell'avvenimento. Un esordio difficile per i biancoverdi, oggi in maglia rossa per questa loro prima. E sugli spalti sono in molti a chiedersi come mai Giampaolo tenga Bianciardi inizialmente in panchina, ma in questo torneo c'è l'obbligo dei 4 under da schierare sul campo e le scelte degli allenatori non sono mai facili. Si inizia ad un ritmo molto basso e il primo tentativo porta alla firma di Bisegna che su calcio di punizione impegna centralmente Sarini che blocca a terra. Tra i biancoverdi si notano i continui fuorigioco fischiati a Ricciardo, che cerca di sfruttare la propria velocità giocando sulla stessa linea di Menna e Sbardella. E al settimo tocca proprio a lui firmare il vantaggio cesenate. Il direttore di gara assegna il primo angolo in favore dei bianconeri e sulla palla che arriva in aria la difesa dell'Avezzano si addormenta e per Ricciardo è uno scherzo impattare alle spalle del sorpreso Fanti. Inizio in salita per i padroni di casa che accusano il colpo e al decimo rischiano grosso con questa conclusione di Tola che manda la palla a sfiorare l'incrocio con una botta dai 25 metri. Poi si svegliano anche i marsicani che vanno vicinissimi al pareggio con Pellecchia, ieri sicuramente tra i più positivi. L'assist è di Deramo ma a due passi dalla porta di Sarini il buon Saverio non trova di meglio che spedire sopra la traversa. 21esimo tentativo di Cerone dal limite, ma sul suo pallonetto Sarini va sicuro in presa alta. 3 minuti ancora e Pellecchia restituisce il favore a Deramo, che in area viene però preceduto di un soffio al momento di concludere. Poi il ritmo torna a scendere a tutto vantaggio dei romagnoli e per vedere qualcosa di importante dobbiamo trasferirci alla fine del primo tempo, quando si registra una combinazione tra Cerone, Pellecchi e Dos Santos, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola. E passiamo ora a vedere cosa ha offerto la ripresa, che si apre con un Avezzano decisamente più intraprendente. E già al sesto, una bella azione congegnata sul settore di destra, vede Besana prima impostare e poi cercare di concludere sul cross di Pellecchia, ma il suo tentativo non è fortunato. Poi Giampaolo prende coraggio a due mani ed effettua 3 sostituzioni contemporaneamente. Escono Fanti, Di Paolo e Dos Santos ed entrano Francabandiera, Bianciardi e Alessandro. L'Avezzano sembra ora più solido, ma a rendersi pericolosi sono ancora i bianconeri che al 16esimo vanno al pallonetto con Tola che cerca di beffare Francabandiera ma senza successo. Salgono di tono i padroni di casa e Bisegna al 28esimo carica il sinistro e da 25 metri spedisce al lato non di molto. Altri 2 minuti ed ecco il pareggio. Cerone va a battere un calcio di punizione sul settore di sinistra. In area salgono anche i difensori e all'altezza del secondo palo sbuca la testa di Menna che incorna alla perfezione e insacca tra il tripudio dei sostenitori locali. E subito dopo alcuni facinorosi tra i tifosi cesenati sfondano il cancello che dà l'accesso al campo dal loro settore e la partita viene ovviamente interrotta. Accorrono i responsabili dell'Avezzano, accorrono le forze dell'ordine e per oltre 7 minuti non si può giocare. Poi finalmente torna la calma e al 42esimo l'Avezzano confeziona una ghiotta palla gol con Alessandro che dalla linea di fondo mette in mezzo un pallone che nessuno dei suoi va a raccogliere. Nelle file ospiti entrano prima Tortori e poi Cappellini che al 44esimo va al tiro ma è sbilanciato e manda al lato. Tutto lascia supporre che il pareggio sia il risultato finale, ma per l'Avezzano sta per manifestarsi la beffa che praticamente arriva in chiusura di gara. Tortori prende palla sulla tre quarti, salta un avversario e dai 16 metri spara un destro a fil di palo che non perdona. Cesena 2, Avezzano 1. Il lungo recupero non produrrà più nulla di importante e alla fine ad esultare sono soltanto i romagnoli. Giuseppe Angiolini è il primo ad arrivare in sala stampa. Allora commentiamo un po' questo 2-1. Il Cesena porta via 3 punti, però insomma la corazzata che tutti si aspettavano forse non si è vista ancora oggi. Non eravamo una corazzata, non lo dicevamo noi che eravamo una corazzata, lo dicono gli altri e noi non ci possiamo fare niente. Noi siamo una squadra buona, una squadra forte, costruita in un mese. E in un campionato difficilissimo abbiamo giocato contro una squadra forte per questa categoria, anche dal punto di vista del gioco
fuori categoria secondo me, perché ha 15 giocatori che giocano insieme da un anno e quindi le difficoltà sapevamo che c'erano, sapevamo che c'era da soffrire e così è stato. Poi il risultato ci ha dato ragione, perché abbiamo dei giocatori davanti che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Giampaolo, un risultato bugiardo, l'Avezzano almeno un punto l'avrebbe meritato. Ma io penso che per le diverse occasioni che abbiamo avuto potevamo anche vincerla per la prestazione che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo preso un gol dove si poteva evitare benissimo, abbiamo perso la marcatura, poi abbiamo avuto la pazienza, la forza di giocare la palla, penso che per 90 minuti abbiamo tenuto sempre palla noi, creando anche diverse occasioni da gol. Penso che sono arrivati 10-12 traversoni in area, addirittura anche palla a piede con Besana, con Pellecchia vicino all'area di rigore. Purtroppo non abbiamo concretizzato, questo forse è l'unico rammarico, perché quando incontri una squadra forte come il Cesena è normale che è difficile che ti concedano tante occasioni, e invece lì ne abbiamo fatte tante e dovevamo concretizzarle di più, però rimane una grandissima prestazione che i ragazzi hanno fatto.